un appuntamento annuale importante per il territorio della Lessinia sotto il segno della sostenibilità. Quanto è importante tessere una rete sinergica e di collaborazione per progetti futuri? Assolutamente importantissimo, perché questa rete è fatta di enti, di istituzioni, ma anche di associazioni, di esercenti, di qualsiasi realtà che collabora e lavora e dà vita a questa Lessinia, e quindi il futuro è collaborazione, il futuro è rete. Da soli si arriva poco lontano. Questo è un evento che ci raduna, ci riunisce e ci dà motivo e spunti per lavorare insieme per il futuro. Una Lessinia che sta conoscendo sempre più notorietà grazie anche ai suoi prodotti tipici, le sue eccellenze come quella degli gnocchi di Malga. Assolutamente, gnocchi della Lessinia da quest'anno inseriti nel registro nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. E è un piatto povero però ricco di storia tradizionale, appunto, del nostro alpeggio, di quando appunto i malgari passavano i mesi estivi con il gregge o la mandria e al pascolo. E noi l'abbiamo inserito, ma è stato un lavoro fatto da diverse realtà, come i cuochi che fanno parte delle squadre delle sagre di paese, ma anche cuochi professionisti dei ristoranti della Lessinia, che portano e hanno sempre questo piatto fisso nel menù, e a tante altre persone, ma ci hanno creduto in primis anche ovviamente le nostre istituzioni, e siamo riusciti attraverso e con l'aiuto grande della Regione Veneto ad inserirlo in questo elenco nazionale.